Buonasera, cari amici, buonasera, bentrovati e bentornati in nostra compagnia. Mi chiamo Marco, della redazione di Opera Libera, e anche questa sera vi farò compagnia e vi accompagnerò in un viaggio alla scoperta di un personaggio del melodramma. Permettetemi però prima di esprimere un sentito ringraziamento a voi, sì, proprio a voi, che ci seguite puntualmente tutte le settimane e ci sostenete in questo progetto. E naturalmente un sentito ringraziamento anche nei confronti degli amici di Vintage Bric-a-Brac, che ci ospitano anche questa sera e ci consentono di trasmettere direttamente da questa location a dir poco stupefacente. Oggi, in occasione della Festa della Donna, parliamo di uno dei titoli più conosciuti e più amati della produzione di Giacomo Puccini, Madama Butterfly. L'opera trae ispirazione da un dramma cui Giacomo Puccini assistette durante il suo soggiorno a New York. L'opera viene definita nello spartito e nel libretto una tragedia lirica giapponese in tre atti. E pensate che proprio durante la composizione Puccini si documentò minuziosamente su tutti gli elementi orientali inseriti in partitura, e cruciale fu l'amicizia con la celebre attrice giapponese Sada Yako e con la moglie dell'ambasciatore giapponese, che era in Italia per un certo periodo di tempo, e proprio durante quel periodo Puccini cercò di imparare quanto più possibile sugli usi e costumi del popolo nipponico. L'opera andrà in scena la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 17 febbraio del 1904, durante la stagione di Carnevale e di Quaresima di quell'anno, e fu dedicata alla regina Elena di Montenegro. Ma fu un fiasco clamoroso, si arrivò a parlare addirittura di complotto. Poco più tardi, quindi, Puccini si vide costretto, insieme all'editore, a ritirare l'opera e a ripensarla, a modificarla strutturalmente, a renderla più agile e proporzionata, modificandola quella che era la suddivisione iniziale nei due atti negli attuali tre atti, che poi è la più rappresentata oggigiorno. L'opera venne quindi ripresentata il 28 maggio del 1904 al Teatro Grande di Brescia e fu un successo senza precedenti. Oggi è uno dei titoli di riferimento del teatro musicale di tutti i tempi. E proprio da quell'opera nasce una delle figure femminili più emblematiche del teatro di tutti i tempi, Cho Cho San. A parlarci di questa eroina di una sensibilità sconfinata e di grandissimo spessore drammatico è uno dei soprani più affermati del panorama internazionale attuale. Un soprano che ha affrontato questo ruolo un numero sconfinato di volte durante una serie di innumerevoli produzioni. Un artista di grandissima sensibilità artistica e interpretativa, il soprano Amarilli Nizza, che andiamo a chiamare. Nel frattempo però rivolgiamo un saluto a tutti quanti, vediamo collegate tantissime nostre ascoltatrici ed è quindi doveroso un augurio a tutte voi signore, a tutte voi che siete nostre fans e che ci sostenete sempre e incondizionatamente. Andiamo a chiamare Amarilli, un secondo solo. Vediamo un secondo di pazienza. Salutiamo intanto anche Silvia dalla Svizzera. Auguri Silvia. Salutiamo Laura dalla Liguria. Poi vediamo collegata Marta, vediamo collegata Carlotta. Eccomi. Ed ecco Amarilli, buonasera. Ciao Marco, come stai? Bene, grazie. Tu? Benissimo, grazie, tutto bene. Stavamo facendo gli auguri a tutte le nostre ascoltatrici. Ah certo, auguri a tutte noi. Tutte voi, e in particolare questa sera dobbiamo fare un augurio speciale. Un augurio a una nonna. A una nonna, dobbiamo salutare nonna Irma, sì, che non solo è una grandissima signora, ma una grande appassionata d'opera, in particolar modo di Madama Butterfly. Bravissima, quindi tanti auguri e un bacio grandissimo a nonna Irma, io condivido la passione. E soprattutto sappiamo che nel giro di pochi giorni, insomma, nonna Irma compierà
un traguardo particolarmente ambizioso, insomma, i suoi 90 anni, quindi le auguriamo ogni bene. Auguri grandissimi, grandissimi. Auguri. Da tutto il cuore, davvero. Allora, Marilyn, innanzitutto ti ringraziamo per aver accettato questo invito. Grazie a te di avermi invitato, grazie a voi di questa iniziativa bellissima, insomma, di poter parlare un po' di opera. Esatto, in questo momento... Sembra impopolare, no? Questa settimana vedo sul web una rivolta nei confronti di Sanremo che io non ho seguito, però ho letto, insomma, che sono accadute delle cose. Esatto. Senti, ogni tanto vai al buio, quindi non so se mi vedo lo schermo. Io ti vedo e ti sento perfettamente. Benissimo, sì. benissimo. E quindi sono contenta, insomma, che almeno noi parliamo di opera, di questa cosa bella che tanto ci appassiona. Esatto, parliamo di opera, parlavamo appunto prima, proprio perché siamo in una giornata dedicata appunto a voi donne, di un personaggio femminile per eccellenza, che è appunto il personaggio di Chocho San. Esatto. Quindi proviamo a partire dal tuo incontro con questo personaggio, quindi come è avvenuto il debutto e poi come si è sviluppato in te questo personaggio nel corso del tempo. Allora, guarda, l'incontro con questo personaggio in realtà è avvenuto da bambina, perché io vengo da una famiglia di melomani, di musicisti, di grandissime cantanti, e quindi io mi sono innamorata di Butterfly da bambina. E in realtà poi anche il mio debutto è avvenuto abbastanza da bambina, perché ho vinto il concorso Mattia Battistini che avevo vinto. Mi sono trovata con quest'opera, insomma, enorme, e così. E io ero veramente giovanissima, quindi è stata un'impresa che ho ancora nel cuore, perché appunto essendo il titolo che io più amavo, portarlo in scena per me è stato il massimo. Insomma, partire da quella che probabilmente doveva essere la fine, no? di una carriera è stato bellissimo, è stato estremamente emozionante, e poi la risposta del pubblico fin dalla prima recita, il sostegno di Franca Valeri, che è stata la mia prima regista, Maurizio Rinaldi, mio primo direttore d'orchestra, quindi il mio debutto assoluto in un'opera, quindi con le scene, i costumi, con l'orchestra, il coro, tutto quello che necessita un'opera, e quindi il mio ricordo è proprio legato a questo avvenimento che poi mi sono portata nel cuore per 30 anni, perché ormai sono quasi 30 anni che canto, siamo nel 2021, quindi l'anno prossimo saranno 30. E ti dico che ogni volta che ho affrontato questo titolo è stato comunque un portare nel cuore quella prima esperienza, è sempre stata molto presente dentro di me. Tanto scorrono una serie di commenti, ti ricordano una tua Butterfly a Siviglia con Manuela Kuster. Bellissima, bellissima, con la mia adorata Manuela Kuster, una persona che amo, un artista che amo moltissimo, ed era una rappresentazione meravigliosa, con la regia di Mario Gas, un regista che ha portato il cinema nell'opera, come se poi non bastasse, insomma, più cinematografico di Puccini credo non ci sia nessuno, ma lui ha portato proprio questo set cinematografico sulla scena con delle telecamere vere e proprie di cinema che proiettavano i nostri primi piani su un megaschermo in sala, e quindi oltre alla bellezza della scenografia c'era questo avvicinamento al pubblico con i nostri faccioni proiettati, e quindi anche con tutte le nostre lacrime, perché io e Manuela ci siamo veramente distrutte di lacrime ogni sera, e questo, insomma, creava una commozione ancora più grande nel pubblico, perché poteva vedere proprio le nostre espressioni che talvolta si perdono con la distanza del teatro, e invece appunto essendo così ravvicinate la partecipazione probabilmente era ancora più grande, quindi noi molto commosse, il pubblico molto commosso, è stata veramente un'esperienza bellissima. Bellissima produzione. Allora, Bellissima. Cominciamo ad addentrarci nell'analisi, diciamo, del personaggio, no? È un personaggio sconfinato, un personaggio monstro come difficoltà, ma è anche un personaggio che ha mille sfaccettature, di una complessità sconfinata. Proviamo ad analizzare, fare un percorso proprio di analisi vocale e interpretativa di questa Butterfly. Sì, a me piace sempre ricordare la caratteristica di Puccini, no? Quindi è un compositore dalla grandissima visualità. Lui probabilmente partiva
da un progetto scenico per poi creare un'opera, quindi non possiamo prescindere assolutamente da quello che è il libretto così evocativo. Lui, sappiamo, no, delle sue liti con i poveri Illica e Giacosa per la costruzione proprio dei libretti delle sue opere a cui teneva tantissimo. E Butterfly, forse più che mai, è descrittiva in ogni piccola frase, in ogni piccolo passaggio. Quindi, quando la si studia, quando la si analizza, quando la si affronta, davvero è di estrema importanza soffermarsi sulla parola, no? Ti faccio un esempio, musicale. Adesso accendo la luce, spero che il faro non spari nel telefono. No, No? no, Okay. rimane nell'angolo, rimane nell'angolo. Va bene. Allora, per farti un esempio, no? Appena proprio lei entra, ancora un passo via, eh? Quindi va bene, qua dice una frase di servizio, no? Manca soltanto un passo, però guarda come lo dice. Si sente già l'ansia, l'emozione, no? Di quello che lei sta andando ad affrontare, e quindi è proprio, è sospesa, no? Già questa prima frase, e anche quando risponde alle amiche, aspetto. È tutto con emozione, tutto con ansia, no? Non sono frasi dette tanto per dire. E poi la sua prima frase trovo che sia meravigliosa perché lei proprio serenamente, dice Puccini, scrive serenamente, spira sul mare, sulla terra. E qui già ci ha reso l'idea, quindi è qualcosa che spira sul mare ma anche sulla terra, quindi già immagini il Giappone, già immagini Nagasaki, no? E tutto quello che dice dopo, un primaverile soffio giù, fanciulla più lieta del Giappone, ma addirittura del mondo. Quindi già noi riusciamo a capire l'emozione di questa bambina, perché dobbiamo anche ricordare la tragicità e la denuncia che Puccini fa attraverso quest'opera, dove è senza dubbio questa è una storia di donne, quindi c'è la bellezza di questi personaggi femminili esaltatissimi, quindi grande modernità, perché all'epoca si tendeva a esaltare di più i personaggi maschili, e invece qui c'è Butterfly, c'è Suzuki, che sono figure meravigliose. Però non dobbiamo dimenticare poi tutto quello che Puccini denuncia, quindi la prepotenza dell'Occidente nei confronti dell'Oriente, quindi gli abusi sessuali nei confronti delle Vero. bambine. Ed è un dramma interiore, un dramma psicologico. A me verrebbe quasi da dire che è l'anatomia di un suicidio, la Butterfly, Sì, no? verissimo. Che si dipana proprio da queste prime frasi d'ingresso che ti fanno capire l'ingenuità e l'emozione e il pathos di questa bambina, sottolineo ancora una volta, bellissima, perché tutte queste sue frasi di questo primo ingresso sono meravigliose, sono di una poesia, di un entusiasmo, no? C'è dentro proprio tutta questa ingenuità, nonostante poi lei fosse sì una geisha, ma insomma parliamo sempre Di una comunque bambina. di una ragazzina, no? E poi questo rispetto meraviglioso, siamo giunte FB Pinkerton giù. Questo grandissimo rispetto subito di inchinarsi a questo uomo che lei comunque considera superiore, perché c'era poi purtroppo questa brutta cosa che i giapponesi, addirittura a quell'epoca c'era stato alcune opere teatrali nelle quali furono ridicolizzati, trattati come scimmie, per cui insomma questa diseguaglianza tra Occidente e Oriente comunque in lei è ben presente. Lei sa che sta andando a confrontarsi con qualcuno di razza superiore. Ecco, bruttissimo da dire, però questo è, no? E per cui si vede già proprio da tutte queste prime frasi meravigliose, e nelle quali lei comunque continua a trasmettere la sua poesia, la sua bellezza, la sua ingenuità, anche nel racconto che lei fa di essere stata povera, no? E di aver fatto la geisha.
non lo nasconde, lo racconta, eh? E anche questo racconto è meraviglioso. Nessuno si confessa, ma è quel povertà, non c'è vagabondo che a sentirlo non sia di gran prosapia. Quindi i vagabondi, i poveracci, si danno un sacco di aria, si danno un sacco di tono. Eppure lei è una che è stata ricca, perché Butterfly viene da una famiglia aristocratica, ha una storia tremenda. Quindi in realtà è una persona che ha conosciuto la ricchezza e poi ha conosciuto la grande difficoltà, come accade a tanti di noi, no? Nella vita. E lo racconta con una grandissima dignità. E infatti dice: eppur conobbi la ricchezza, ma il turbine rovescia le querce più robuste. Anche questa frase nasconde una poesia incredibile. Il turbine che rovescia le querce più robuste. Quindi anche quando pensi di essere molto solido, molto benestante, con una grande posizione, può arrivare un turbine che all'improvviso ti Rovescia butta. tutto. Sì, come sta accadendo a tanti, no? In questo momento, che sono senza lavoro, con le attività chiuse. Quindi la storia si ripete ciclicamente e anche a lei era accaduto. Però lo racconta con grande dignità. E a pianta con molta grazia, non si vergogna. E la deridono però i due occidentali, e anche qui Puccini ancora una volta sottolinea l'arroganza di quell'Occidente nei confronti di coloro che riteneva inferiori, no? Per cui tutte queste parole che immagino, no, quanta ricerca ci sia stata per questo libretto, perché sono parole perfette, non ce ne potrebbero essere altre a descrivere, no, questo momento dove lei racconta uno strazio, dove loro la deridono e lei rimane dignitosissima e ferma in questo racconto. Credo davvero che da questo canto di conversazione, da queste piccole frasi, si possa cogliere la grandezza di quest'autore, al di là sì dei cantabili, le grandi arie, le cose meravigliose che ha scritto, però queste piccole frasi a me fanno venire i brividi, non so come dirti. Ogni volta scopro una sfumatura che forse mi era sfuggita, no? Scopro un perché c'è proprio questa frase e non un'altra. Anche quando Goro cerca sempre un po' di sdrammatizzare, perché Goro ha un po' apparecchiato, tra virgolette, questo matrimonio a Pinkerton, facendo credere a Pinkerton che andrà tutto benissimo, che questa bambina tanto insomma è d'accordo, no, di essere così usata e buttata via. E invece cosa succede? Vediamo se lo trovo. Ecco, lei confessa anche qui con una ingenuità disarmante di essere andata alla missione ad abbandonare la sua religione e convertirsi. E trovo che questo poi sia uno, per me personalmente, uno dei momenti del primo atto più toccanti in assoluto, no? Dove lei dice: io ho sempre i brividi perché lei ha compiuto un gesto pazzesco e non lo ha detto a nessuno, non lo sa nessuno. Poi, infatti, poco dopo, con l'arrivo del Bonzo, lei verrà rinnegata pubblicamente, no? Verrà trattata in un modo terrificante. E anche questo passaggio lei lo racconta con dolcezza, no? Non lo racconta con dramma, E però. stiamo sempre parlando di una bambina, poi di fatto. Esatto, esattamente questo. Lei non si rende quasi neanche conto di quello a cui andrà incontro, ma tutto sommato lo sa.
perché nel momento in cui dice sottovoce lo zio Bonzo non lo sa, né i miei lo sanno, se no gliel'ha raccontato perché sa di aver fatto una cosa terribile, no? Però non lo racconta Pinkerton con dramma, quindi c'è sempre questo retrogusto amaro di questa ragazzina che è in una situazione molto molto più grande di lei. E quindi è ancora, a mio parere, ancora più straziante, no? Proprio la semplicità con cui lei dice questa cosa. E poi questo romanticismo, questa poesia che lei ha sempre dentro nelle frasi successive. Io sì. Questo glielo dice pianissimo, no? Proprio a non volersi far sentire dagli altri. E anche qui, poverina, no? Lei davvero pensa di aver conquistato l'amore di questo ragazzo, no? Dice, insomma, sono qui, ho fatto tutto, pregherò anche il tuo stesso Dio, che sicuramente è meglio del mio, perché lei riconosce questa superiorità razziale, quindi anche il Dio degli americani sicuramente è meglio del mio, come poi ribadisce nel secondo atto, no? Pigri ed obesi sono gli dei giapponesi, l'americano è Dio, no? Infatti il tema del contrasto razziale è È vissuto fortissimo. in lei poi come questa grande illusione, quasi al contrario, per cui tutto sommato un'opera che ha questa patina esotica, ma che lei è la ricerca dell'occidentalità, e quindi ci sono questi due poli contrari che poi Non infine. so se è alla ricerca o se riconosce comunque una superiorità e si inchina e quindi è a disposizione, no? Lei riconosce in Pinkerton una superiorità. E lei dice addirittura, no, io ho fatto tutte queste cose di nascosto e molti registi dicono l'ho fatto per calcolo, io non ci vedo un calcolo, francamente ci vedo una grandissima Ingenuità. sì, ingenuità, ma anche una voglia proprio di amare, no? Questa è l'opera dell'amore per eccellenza, questo amore materno che è rappresentato da Suzuki, questo amore sentimentale che Butterfly ha nei confronti di Pinkerton, l'amore materno che Butterfly ha nei confronti di Dolore, l'amore che Sharpless ha nei confronti di Butterfly, che non sa mai come fare per tutelare, per proteggere. Quindi ci sono delle grandissime forme di amore all'interno di quest'opera e a me viene proprio da voler credere che lei non abbia fatto assolutamente un calcolo. Probabilmente ha pensato di poter trovare una protezione da un uomo, no? Forte. Un militare, appunto un americano, quindi credo si sia affidata, ma è anche innamorata perché lo dice in tutto il primo atto, no? Lei vede questo uomo bellissimo. Poi quante volte l'abbiamo visto succedere, no? Andando a lavorare in Oriente, a me è capitato spessissimo, sono andata 10-12 volte in Giappone, 6 in Cina, un paio in Corea. A me è capitato spesso di vedere queste ragazze innamorarsi follemente del Ci siamo bloccati? Ok, adesso siamo ripartiti. Sì, no, dicevo, questi colleghi che si sono magari divertiti qualche tempo con queste ragazze, che comunque sono molto ingenue anche oggi, e poi le hanno lasciate lì a disperarsi, no? A piangere. Quindi, vabbè, per non parlare poi di tutto
turismo sessuale, quello non lo voglio neanche nominare, insomma, è una bruttura che purtroppo c'era e ancora c'è. Ma infatti si pensi proprio alla sconvolgente modernità del dramma, no? Siamo agli inizi del Novecento quando viene scritto, ma sembra una storia moderna. Assolutamente, purtroppo devo dire che non è cambiato niente, ecco, questo non è incoraggiante, purtroppo non è incoraggiante, queste spose bambine c'erano, ci sono ancora in molti paesi, quindi insomma questo è un aspetto veramente che andrebbe combattuto e andrebbe eliminato dal pianeta, devo dire. Chiaro, E assolutamente. poi lo denuncia anche Mascagni con l'Iris, no? Una storia ancora più cruda, ma è sempre stessa storia di questo turismo sessuale, di comunque adulti che si divertono con bambine per poi lasciarle al loro destino. Quindi è tutto estremamente crudo, è tutto estremamente duro, ma lei è sempre dolce. In tutte le sue manifestazioni lei è dolce e poetica, quindi questo è quello che ancora più, secondo me, inchioda lo spettatore, no? Perché si vede intorno il cinismo di Goro, si vede intorno la spregiudicatezza di Pinkerton, si vede la figura di Sharpless che vorrebbe un po' frenare, no? Tutto quello che sta accadendo, e lei che imperterrita continua a essere così Così fragile, così dolce, così sì, proprio delicata, ecco, in tutto. delicata, piena d'amore, con queste frasi meravigliose che dedica a questo Pinkerton, e, insomma, per non parlare poi di quello che lei dice nel duetto, no? Dopo che il Bonzo l'ha insultata, dopo che tutti i parenti l'hanno rinnegata, e lei cosa dice? Si preoccupa ancora una volta di non creare un disturbo, di non creare un dispiacere a Pinkerton. Quindi, ancora una volta, no? Fa questa dichiarazione d'amore incredibile con queste parole meravigliose, no? Perché insomma, alla fine, cos'è che ha detto Pinkerton di così meraviglioso? Ha detto: tutta la tua tribù e i bonzi tutti del Giappone non vai con il pianto di quegli occhi cari e belli. Non è che ha detto, Non ha detto questa grande poesia. esatto, no? E lei invece qui legge, no? Comunque delle parole meravigliose che le suonano dolci nel cuore, forse perché lui ha detto cari, occhi cari, quindi lei questa cari l'ha preso come una dichiarazione d'amore per l'eternità. Quindi ancora una volta leggiamo la sua ingenuità, e poi qui ancora per l'ennesima volta mi hanno detto che laggiù fra la gente costava, e questo è il segno del perché lei bacia la mano a Pinkerton, lui si stupisce e lei ancora una volta dice: là in America è segno di rispetto perché voi siete molto più costumati di noi, siete molto più educati. Quindi ancora una volta questo, no, ribadire questa superiorità americana nei confronti della cultura giapponese. Quindi per tutto il tempo c'è, no, questo molto proposto allo spettatore, che sia molto evidente allo spettatore. E anche quando Suzuki prega i zaghi di Zanami, Sarun Dasi koe kami, e Pinkerton chiede chi brontola lassù, è Suzuki che fa la sua preghiera serale. Dolce, dolcissima, no? Anche in questa frase lei riesce a essere molto dolce, sempre delicata nelle risposte. E questo colpisce perché trova sempre un garbo, e questo devo dire appartiene molto alla cultura giapponese, no? Di trovare sempre un garbo nel dire le cose al prossimo. Quindi Puccini ha fatto un'analisi incredibile. Devo dire, a me ha colpito molto il fatto che lui ha composto Butterfly dopo essere andato a Londra in un'estate del 1900 a vedere il dramma di Belasco. E
questo dramma dove la storia era un pochino diversa, però ovviamente simile, ci sono 14 minuti di interludio dove la protagonista non dice nulla, si vede soltanto un cambiamento di luci che vanno dal crepuscolo all'alba, no? Quindi una cosa fortissima per l'epoca, che poi quello che lui propone anche tra secondo e terzo atto di Butterfly, e Puccini si commuove tantissimo e a fine spettacolo corre nel camerino di Belasco ancora in lacrime a chiedere i diritti di quest'opera. E tant'è che Belasco, divertito, vede questo uomo, no, piangere, aggrapparsi al collo, e divertito dice: non posso rifiutare un italiano che piange, che si aggrappa al mio collo, i diritti della mia opera, cioè, fai pure, no? E lui, quando comincia a comporla, in realtà ha un incidente d'auto e si rompe il femore, credo. E cosa succede? Siccome lui era diabetico, quindi questa guarigione per lui è stata piuttosto lunga, e in questa guarigione, in questa convalescenza, diciamo, ha potuto studiare tantissimo quello che erano gli usi, i costumi, e si è letto il Mikado di Sullivan, è andato a vedere una compagnia itinerante di giapponesi che faceva uno spettacolo con tutte le danze tradizionali, le musiche, i canti tradizionali, e quindi ha studiato nel dettaglio, a differenza di Mascagni, che nell'Iris ha messo degli strumenti giapponesi, ma non si è più di tanto occupato, no, di essere aderente a quello che erano i loro canti, le loro musiche. Puccini invece si è proprio dedicato a cogliere tutti questi aspetti. E infatti in tutto questo primo atto ci sono sonorità proprio tipicamente giapponesi, ci sono tutte le risposte di lei che sono tipicamente giapponesi. Sai che in Giappone, ad esempio, non esiste la parola no. Quindi quando tu fai una domanda che avrebbe come risposta una negazione, loro, pur di non dirti no, perché non è una parola, ti fanno un grande discorso, gentilissimo, no? ti dicono no senza dire no. Esatto. E quindi anche in questo caso, no, vedi che sono sempre risposte tipicamente giapponesi, che ti fanno capire proprio quanto lui avesse studiato a fondo questa materia e che non c'è niente buttato lì per caso. Quando inizia, diciamo, il duetto proprio veramente tra Butterfly e Pinkerton, lei deve spogliarsi, no, di queste vesti nuziali, e quindi generalmente è in scena, ma è dietro un paravento, comunque nella casetta, non so, e non si vede esattamente questa svestizione, ma si sentono queste parole incredibili che lei anche qui trova, no? Perché dice: quei suavi pomposa di sciogliermi parva, si vesma la sposa di parva. E qui, va bene, siamo nella loro tradizione dove si doveva vestire candidamente. Fra matti sommessi sorride mi guarda, celarmi potessi, ne ho tanto rosso. E qui da una geisha ci si aspetterebbe alcun imbarazzo, e invece lei dice proprio di essere imbarazzatissima, perché lui la guarda, sorride, no? Lei si sta sfogliando, un po' si vergogna, dice: potessi celarmi, ne ho tanto rossor. Quindi questo ti fa capire ancora di più che emozione, no, fortissima c'era dentro questa ragazzina per questo primo incontro, per questa prima notte, dove ovviamente poi le torna in mente quello che è successo col Bonzo un attimo fa. Quindi: pirata voce mi maledice,
Quindi, nonostante tutto quello che è successo, nonostante sia stata rinnegata, lei riesce a essere felice, no? Perché ha tutto quello che cercava. Quindi ha questo uomo meraviglioso che le dice, secondo lei, ma non è vero, cose meravigliose e che la amerà per sempre. Quindi anche in questo duetto c'è questo strazio, no? Terribile dello spettatore che sente che tutto sommato Pinkerton non è innamorato. Tant'è che Pinkerton dice: bimba dagli occhi pieni di malia, ora sei tutta mia. Cioè lui parla di cose carnali. Pinkerton non vede l'ora di andare al sodo, no? Per cui spogliamoci e andiamo a fare quello che dobbiamo fare. E lei è tutta lì, sempre continuamente presa da questa poesia d'amore. Cioè, una frase Bellissima. di una grandezza, no? Penso veramente che un uomo che si senta dire queste cose dovrebbe struggersi. E invece, cos'è che dice lui? Ma intanto finora non mi hai detto, no, ancora non mi hai detto che mani, ma perché lui ha fretta, insomma, di concludere l'atto fisico che vuole da Butterfly. Quindi c'è per tutto il duetto questo contrasto, no? Grandissimo tra queste due posizioni completamente diverse, di lui che andiamo, andiamo, sbrigati, sbrigati, e di lei che dice delle cose pazzesche, ecco, forse anche troppo grandi per una ragazzina, perché sono di una profondità, no? Le cose che lei riesce a dire a questo uomo sono anche di una maturità. Le cose che Butterfly riesce a dire, specialmente in questo momento. Un bene da bambino, perché lei è una bambina Esatto. e lei qui veramente. Io, per esempio, su questa frase in teatro proprio piango, devo dire, tutte le volte mi prende un nodo tremendo. C'è questa proprio questa dicotomia, questo contrasto tra le cose che lei sta dicendo. Lei gli dice: noi siamo gente avvezza alle piccole cose, umili e credo che questa sia una delle frasi più pazzesche che si siano mai potute scrivere. Sì, anche perché poi questo, cioè comunque è rappresentato con una brutalità spaventosa, perché lei in questa sua dolcezza contrastante con lui, che insomma ha questo fare molto aggressivo, se vogliamo comunque, come dicevamo prima, finalizzato a concludere, è brutale poi anche per lo spettatore. E lì comincia a crescere questo senso di angoscia che poi appunto pervade tutta l'opera, tutta la partitura. Esattamente, esattamente. E lei ancora una volta ribadisce la sua umiltà, la sua posizione di inferiorità, no? Perché siamo avvezzi alle piccole cose, umili e silenziose. Quindi lei non pretende niente, non chiede niente, non vuole, no, fasti. È una ragazzina che si accontenta di essere amata. E lui, ovviamente, risponde appunto sempre: andiamo al sodo, no? Anzi,
La insulta perché tan ben domata, tengo le farfalle, sembra tutto un deriderla, no? Come durante il matrimonio ridono della sfilata dei parenti, ridono di tutte queste loro tradizioni. Ancora una volta qua lui ride del nome che le è stato dato, insomma, e lei poi appunto profetica dirà che le farfalle possono essere infitte in una tavola. Quindi veramente anche questo duetto, che sembra sempre una cosa sdolcinata, no? Sembra una cosa estremamente romantica, in realtà è un duetto, come hai ben detto tu, dove c'è una parte cruda e molto dura, che è quella di Pinkerton. Anche qui, e lui vieni, cioè, a lui non gliene frega niente di guardare le stelle, di guardare il cielo, di essere un pochino poetico, non ci prova neanche ad essere empatico, non fa neanche un minimo sforzo, e lei nella sua profonda ingenuità non si accorge di niente. Questa è la cosa proprio che a me personalmente trafigge ogni volta, no? Che lei, anche dopo, di fronte a tante evidenze nel secondo atto, continua a mantenere questa fede cieca in questo amore. Per cui è davvero tutto bellissimo, ma molto duro. Perché mentre lui vieni, sei mia, quindi lui non pensa veramente ad altro. Dolce notte, ancora una volta lei è di una poesia e di un romanticismo che non viene colto. Ti serro palpitante, Ale, risponde lui, no? Per cui c'è proprio fino alla fine questo strazio molto chiaro allo spettatore di due posizioni completamente diverse tra questi due personaggi. Poi va bene, si chiude questo duetto, no? Dove in genere vediamo i due abbracciati, vediamo i due che si amano e quindi sembra che sia avvenuta una cosa bellissima. In realtà, se noi analizziamo bene il libretto, come ti dicevo all'inizio, sono opere dove i libretti la fanno da padrona, no? Al di là di questa musica, va bene, meravigliosa, che tutti conosciamo, però se siamo veramente attenti a tutto quello che c'è nelle parole, è chiarissimo dall'inizio la distinzione, no? Tra una posizione occidentale, una posizione orientale, una posizione di uno schifosissimo pedofilo, scusa se dico così, ma questo è alla fine, e di una bambina innamorata, pazza, e intorno ci sono delle figure che vedono e soffrono. La figura di Suzuki è una figura, secondo me, meravigliosa. Appunto, incarna questa grande madre, no? Questo amore incondizionato, quell'amore che solo noi mamme, che io ho due figli, quindi capisco benissimo cosa sia un amore di mamma. Solo noi mamme probabilmente riusciamo a
a stare accanto, no? Fino alla fine, anche quando i figli sbagliano, quando i figli si ostinano, quando i figli sono su posizioni sbagliate, noi comunque siamo sempre lì. Insomma, se siamo vere mamme, poi beh, cioè, anche tra le mamme c'è di tutto, per l'amor di Dio. Però se siamo mamme vere, noi siamo sempre al fianco, no? In qualsiasi circostanza. E quindi Suzuki, da vera mamma, poverina, apre il secondo atto con la sua preghiera. I zaghi di Zanami, fate che Butterfly non pianga più, che insomma anche questa la dice lunghissima tra quello che è successo in questi 3 anni da quando Pinkerton è andato via, no? Perché ricordiamo che tra primo e secondo atto sono passati 3 anni, quindi questi 3 anni Butterfly ha pianto continuamente e Suzuki ce lo dice subito a inizio atto, fate che Butterfly non pianga più. Quindi c'è proprio tutto descritto perfettamente in questo meraviglioso libretto. E lei, naturalmente, da ragazzina ostinata, non dà mai ragione alla povera Suzuki, va bene, come tutti i figli quando si incaponiscono, no? Che guai dar ragione Giusto, alla mamma, anche in questo caso. sempre, esatto. No, mantiene il punto. E quindi addirittura se la prende con i poveri dei giapponesi, no? E la sua prima propria frase del secondo atto, anche questa è pazzesca. Ti fa capire che lei così continua a essere molto convinta di questa superiorità del dio americano. Quindi il dio americano è un dio migliore dei nostri dei che non ci ascoltano, ma non ci trova perché la nostra casa è qui e il dio americano non ha trovato la nostra casa. Ecco, quindi si dà questa spiegazione ancora una volta. Ingenua, se vogliamo, però No? Proprio da bambina, perché solo una bambina potrebbe darsi una spiegazione di questo tipo. Non ci sono ragioni che la smuovano dalla sua convinzione di questo Pinkerton meraviglioso, innamoratissimo, che è andato via un attimo, insomma, secondo lei si è allontanato un attimo, ma poi torna subito, torna. ma torna subito. Torna subito, sì. Si è distratto un attimo questo Pinkerton. E poi va bene, qui c'è tutta questa parte dove la povera Suzuki, insomma, continua a farle presente come stanno le cose. E lei niente, poi arriva questo meraviglioso racconto che è un bel di vedremo, che è, insomma, sicuramente momento topico, no? Di tutta la rappresentazione che è nel cuore di tutti noi. E tutti, va bene, sappiamo, no, che lei sta raccontando e descrivendo il ritorno di Pinkerton con la nave e tutto, ma c'è una parte, quella apparentemente meno di effetto, che io trovo bellissima, che è questa. Chi sarà, e come sarà giunto, che dirà? E dirà, chiamerà Butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per celia e un po' per descrizione
meravigliosa di lei, no? Piena di ansia, solo a immaginare questo ritorno, no? Perché già nella musica questo chi sarà? Chi sarà? No? È proprio scritto musicalmente con l'emotività, l'emozione, l'ansia che c'è dentro le note. E si fa questo film, perché lei proprio si fa un film e il film lo vive davvero. Quindi me ne starò nascosta un po' per scherzo, ma anche per non morire da questa emozione esagerata, proprio che dentro questa sua forma orientale di educazione, in realtà c'è un vulcano, un tumulto, una disperazione sostanzialmente, ma che lei vuole raccontare a se stessa qualcosa che non è. Ma come dicevamo all'inizio, questa è l'anatomia di un suicidio, no? Per cui dobbiamo leggere tutti i passaggi che poi la porteranno a quel gesto estremo, e sono i passaggi che si sviluppano attraverso proprio questa trama, perché questo racconto di un bel di vedremo è comunque un racconto isterico, è un racconto di una persona che vuole convincersi di una cosa che si sarà ripetuta 1.000 volte in questi 3 anni e che avrà ripetuto a Suzuki 1.000 volte. Quindi è un film, no? Che lei vede, ma lo vive ogni volta con un dramma, con una partecipazione. Con sicurezza lo aspetto, no? Perché la fede è quella proprio che la tiene in vita nonostante la povertà, che le fa rifiutare gli amadori, che potrebbe portarla su una strada di vita agiata per lei, per quel povero bambino. E invece lei ha questa fede incrollabile di questo ritorno, per noi è straziante, ovviamente. Vedere, no? Che ci sono tutte le dimostrazioni che lui non tornerà. Insomma, sono passati 3 anni, non ha dato un cenno di vita, per cui sembra abbastanza ovvio, no? Però chi ha fede davvero riesce a mantenere un'attesa anche di 20 anni, di 30 anni. Insomma, è successo, no? Nella storia di donne durante la guerra che hanno atteso il ritorno. Perché si erano magari innamorate, no? Donne italiane, di soldati tedeschi, che hanno detto: aspettami che poi ti tornerò a prendere, poi vabbè, non è mai successo. Praticamente, comunque, la figura Abbiamo un secondo di... Eccoti, adesso ci eccoci. siamo. Storicamente la figura femminile comunque è una figura di grande forza, no? Le donne hanno dimostrato nella storia di avere fedi incrollabili, no? Anche di fronte a tante evidenze, magari tanti tradimenti da parte di tanti mariti, comunque le mogli sono sempre rimaste a volte cieche, no? Perché questa fiducia smisurata nei confronti del proprio uomo è proprio una caratteristica femminile, no? A volte di voler negare l'evidenza perché crei un mito della persona che ami e quindi non vuoi sentirti dire niente di negativo. Non è possibile, no? Non è possibile, non è possibile. Quante donne negano, no? Veramente davanti anche all'evidenza, ma anche quando subiscono maltrattamenti negano che il partner sia un violento, no? Per cui la figura femminile è un po' vittima di questo, di questa sua fede nell'altro. Il maschio, Vero, diciamo, il maschio un po' meno. vero. È vero, è vero, ma infatti secondo me quello che fa veramente male dell'opera è il contrasto di lei che vive in questa sua realtà quasi parallela, mentre intorno a lei il mondo precipita, cioè sì, gli eventi continuano a mutare, ma lei non si accorge di nulla, cioè non si accorge di nulla, non si vuole rendere conto di Non si nulla. vuole rendere conto perché ha la sua convinzione ed è incrollabile, la sua convinzione non è convinta che lui tornerà, quindi da questo non la smuove nessuno. Non la No, smuove. nessuno. È questo poi appunto che la porta al suicidio, perché questa convinzione verrà meno con delle dimostrazioni talmente tanto evidenti con l'arrivo di Kate e Pinkerton, no? Che vogliono portarsi via il bambino, per cui a quel punto anche lei è costretta
ad ammettere la realtà. Ma lei per tutto il tempo, no? Anche in questo secondo atto. Mio marito mi ha promesso di ritornare nella stagione beata, che di rosso rifà la nidiata. Anche qui è proprio una bambina, no? Questo pettirosso, chissà in 3 anni quante volte avrà fatto questa nidiata e lei non se n'è neanche accorta. Quindi ennesimo strazio da parte dello spettatore che veramente ormai è disarmato, l'arrivo di Yamadori, no? Tutta questa parte dove in qualche maniera si vorrebbe che lei si salvasse, no? Accettando questo matrimonio con Yamadori, lei ostinata rifiuta e quando la domanda di Sharpless, no? E che dice se non dovesse ritornare più mai, no? E lei dice due cose potrei fare, tornare a divertire la gente col cantare oppure meglio morire. E a quel punto porta il bambino, quindi anche Sharpless, no? C'è questo grandissimo colpo di teatro che Sharpless non si aspetta di vedere che lei ha partorito un bambino che adesso ha 3 anni. E anche qui è bellissimo rimarcare ancora una volta questa superiorità, no, razziale che nella sua testa continua a vivere lei. Chi vide mai a bimbo nero con occhi azzurrini, il labbro e i riccioli d'oro schietto? Come se potesse essere un merito essere biondi con gli occhi azzurri, voglio dire, no? Lei vive tutto questo come una cosa meravigliosa. Cioè, Esatto, è capisci qua, vero. poverina, proprio ti fa una tenerezza incredibile, no? Va bene, comunque sicuramente è figlio suo, ecco, questo sicuramente. Nessuno metteva in dubbio. Che lei forse voleva rimarcare questo, non lo so, però c'è sempre questo cogliere, questa ammirazione che lei ha nei confronti degli americani in ogni frase, in ogni parola che dice. E poi, vabbè, c'è uno dei momenti più strazianti e difficili per tutte noi cantanti, che è l'aria, no? Che tua madre dovrà prenderti in braccio. Questa, secondo me, è un'aria di una bellezza, ma anche di una durezza, incredibile, no? Credo ci siano poche cose in musica così crude e dure come quest'aria, no? Credo sia una Sì, delle cose. è un'immagine ovviamente durissima perché ti sembra proprio di vedere un'immagine di miseria improvvisa, no? Proprio anche di squallore sociale proprio. Arriva improvvisamente dopo questo sogno così, cioè, che lo spettatore ovviamente capisce già alla fine del primo atto che il sogno si è infranto, ma adesso proprio lo realizzi ed è tremendo. È tremendo e dopo abbiamo ancora una descrizione dettagliatissima, no? Perché lui, come ti dicevo all'inizio, è proprio descrittivo Puccini in tutto quello che avviene e quindi anche quando arriva la nave da guerra, bianca, bianca, è il nome reale delle stelle. Quindi lei proprio
descrive ogni cosa, quindi attraverso quello che lei dice lo spettatore è lì. Proprio sul momento dell'arrivo della nave ti abbiamo persa un secondo, adesso ti abbiamo ripresa. Dicevo, in scena non c'è mai, e qui sta diluviando, forse per quello la connessione non è buona. Ah, ok. C'è un diluvio praticamente. E, no, dicevo, questa nave che in scena non la si vede mai, no? Perché non è previsto, l'arrivo della nave è sempre idea, diciamo, quindi Butterfly generalmente la vede davanti, ma la descrive, no? Perfettamente, niente, ma e poi la nave che in realtà arriverà, no? È davvero bianca, è davvero. Quindi in questi film, no? Che lei si fa, come li vedremo, come questo momento di E torna in mamma, lei è sempre estremamente precisa e meticolosa nelle descrizioni. Quindi ancora una volta si nota la grandezza di questi libretti che fanno proprio entrare lo spettatore nella mente del personaggio, no? Perché sono drammi psicologici questi Pucciniani. Butterfly forse insieme a Suor Angelica, no? Sono i più grandi drammi della psiche. E in questo caso vediamo anche che lei è una visionaria, perché un bel di vedremo è la descrizione di una visione, no? Che lei ha, un film che lei si sta facendo, ma anche questo dell'arrivo della nave, perché è vero che sicuramente arriverà una nave bianca col vessillo americano, ma è anche tutta questa descrizione che lei fa, dove lui arriva e torna in mamma, non è vera. Noi poi più avanti scopriremo che non è vera, che non l'ha affatto e che non è tornato a prenderla. Per cui è tutta questa sua angoscia interiore che lo spettatore vive per tutto il tempo, e se lo spettatore davvero coglie la grandezza di questo libretto, non può che essere partecipe di uno strazio senza fine, perché questo è proprio uno strazio senza fine. E ci sono delle cose terrificanti, secondo me, che troviamo più avanti nel terzo atto. Sono queste piccole frasi iniziali, quando Butterfly entra convinta che Pinkerton sia venuto a prenderla e invece si imbatte in Kate, e lei in un istante probabilmente ha capito tutto. E Puccini mette questa frase: quella donna che volta me ognuno parla. Quindi nessuno ha coraggio di dirle assolutamente niente. E un attimo dopo, verso Suzuki: no, non ditemi nulla, nulla. Forse potrei cadere morta sull'attimo. Quindi lo spettatore pensa che lei abbia capito. E lei probabilmente ha capito, però la sua fede incrollabile è più forte. E quindi, un attimo dopo, rimuove questo pensiero di Kate e chiede: Suzuki, sei tanto buona, non piangere e mi vuoi tanto bene. Un sì, un no, di piano. Quindi il dubbio che lui sia morto. Quindi non il dubbio che stia con un'altra, ma il dubbio che sia morto. Quindi fino alla fine lei cerca di mantenersi alla sua fede. Esattamente, cerca di mantenere la sua fede. E quando Suzuki risponde sì, allora lì siamo veramente
Alla fine, ma non viene più, te l'hanno detto, ma è giunto ieri, quindi ha capito tutto. Ha capito tutto. E queste frasi che lei dice, no? E dove Puccini scrive proprio Butterfly, che ha capito, guarda Kate quasi affascinata, perché Kate ovviamente, come dicevamo prima, è americana. Quindi sicuramente bionda, quindi sicuramente ha gli occhi azzurri, quindi sicuramente lei la vede come qualcosa di estremamente migliore rispetto a se stessa. Quindi subisce il fascino. Oh, quella nonna mi fa paura. Eh sì, e qui ha proprio capito. E qui ha proprio capito e ce lo dice. Tutto è morto per me, tutto è finito. E qui dimostra invece una grande, grandissima capacità di intuire cosa sono venuti a fare. Voglio prendermi tutto, il figlio mio. Quindi ha capito perfettamente quello che in realtà dentro di sé sapeva benissimo. Sì, Solo ma che non si può. è arrivata la dimostrazione chiara e palese. Quindi precipita tutto, sai. E nel precipizio dice un'altra frase che ancora una volta dimostra che lei è sottomessa a colui che ritiene superiore e che è che sia a lui devo obbedire. Quindi al di là del suo istinto materno, del suo amore materno, è obbedire. Questo è ancora più straziante. L'obbedienza a qualcuno che tu consideri superiore a te, per razza. Cioè, è terrificante, Marco. Dopo tutto il male che appunto lei comunque ha subito e che si è resa conto che è finito tutto, veramente è finito tutto. Quindi quel minimo di briciolo di speranza che lei aveva non esiste più. No. Ed è terrificante che lei ancora una volta si senta sottomessa. È schiacciata, è stata rinnegata, ha perso tutta la sua famiglia. Lui viene sposato un'altra per portarle via il figlio. Insomma, penso che veramente più di così. Ma infatti penso che alla fine Butterfly sia una sorta di perdita continua, no? Perché lei prima perde il padre, poi la famiglia, poi gli agi, poi l'identità, poi il marito e infine il figlio. Perde tutto. È come un loop e alla fine l'unico modo per ristabilire l'ordine di questo mondo che si distrugge continuamente è morire, il suicidio. Allora lì tutto torna in ordine. Sì, tutto torna in ordine, ma anche qui per un motivo estremamente crudo che lei dice proprio alla fine. Con onor chi non può serbar vita con onore. Capisci che è ancora più dura la questione. Non mi ammazzo per amore, mi ammazzo per onore. Che tra l'altro in Giappone, insomma, è ancora oggi così, no? Quando commettono una qualche azione che disonora la persona, la famiglia, ancora oggi loro commettono questi atti. Per cui è proprio l'analisi di una cultura che la porta a questo. Lei è vittima di questa cultura, che tutto sommato ha voluto disconoscere, ha voluto accostarsi a quella americana, ma in realtà è dentro di sé la cultura dei suoi avi, della sua famiglia, dei suoi antenati, quindi lei è costretta a suicidarsi. Non c'è un'altra via, non c'è un'altra possibilità. Lei non mette in conto di poter andare dagli Amadori, ad esempio, che è ancora lì pronto a sposarla.
No, lei ha perso l'onore e quindi basta. E quindi Sì, non basta. c'è altra scelta. E non c'è altra scelta se non questo addio straziante, dove lei ancora una volta dice cose di una poesia incredibile. Ho sbagliato le note. Così straziante, lei cosa dice a questo bambino? Fior di giglio di rosa, cioè riuscire a mantenere, no, questa poesia nell'ultimo saluto che stai dando a tuo figlio. Sì, Poteva tra l'altro essere è una delle parti, delle pagine musicali forse più belle in assoluto, non solo di Tiziano assolutamente, Butterfly, ma proprio di tutto il teatro musicale. assolutamente, assolutamente. Ma analizzando il libretto ti colpisce ancora una volta il candore, la poesia di questa ragazzina che ora è un po' più grande, perché anni ne ha 18, ma insomma è sempre piccola, e che fino alla fine riesce a dire cose pazzesche. Oh, faccio sempre molta fatica a dire credo. questo. Sì, anche perché vivere proprio da mamma sicuramente, ma vivere proprio sulla scena interiormente questi passi che sono di una drammaticità, poi anche con l'orchestra, insomma, che diventa anche ancora più pesante tutto quanto, è pesante, è veramente pesante. Penso che sia uno dei ruoli psicologicamente pesanti. Sì, e tra l'altro, al di là di questa musica meravigliosa, ti ripeto, sono le parole che dice, che ti straziano, cioè pronunciare queste parole è devastante. È una cosa davvero devastante. No, Però, no, è vero, è un perfetta. ruolo questo Non che poteva insomma richiede scrivere un finale più perfetto di questo. È vero, è insostenibile, tutta la sostenibile parte per chi lo del canta. No, è un ruolo vocalmente, diventa molto più drammatico nel secondo e nel terzo atto, quindi c'è proprio anche una trasformazione della voce, no? E anche nelle note si trasferisce questo cambiamento di età. No, perché appunto se nel primo atto c'è più liricità perché lei è più giovane, dopo lei è un po' più grande, quindi la vocalità diventa senza dubbio più drammatica, ma non è solo per l'età che diventa più drammatica per tutto quello che lei vive. E quindi è una scrittura musicale perfetta. È curiosissimo che la prima della Scala fu accolta da grandissime contestazioni, però è anche vero che probabilmente erano state commissionate, no? Si dice da Sonzogno che doveva promuovere la Siberia di Giordano e quindi poteva essere offuscata da questa Butterfly, e quindi organizzò una claque distruttiva perché Sonzogno guidava la Scala, era a capo di un giornale importante che faceva recensioni. Insomma, diciamo che non è cambiato tantissimo, È niente, mi sembra. Diciamo la verità. verissimo. Sì. Per cui anche Puccini, poveraccio, si è imbattuto
in una ingiusta debacle, che poi, vabbè, ovviamente la storia ha dimostrato tutto il contrario, grazie a Dio, perché questo è un capolavoro assoluto. Poi lui l'ha rimaneggiato davvero, ha accorciato, ha aggiunto, no, l'aria di Pinkerton che non c'era, insomma, sì, lo ha migliorato, perché la versione che abbiamo noi oggi, secondo me, è la migliore in assoluto. È proprio una macchina perfetta, dove non devi togliere, aggiungere niente, ed è appunto questo crescendo emotivo, no? Siamo sempre con lei, l'accompagniamo in tutto questo dramma interiore fino alla fine. Quindi, così come Suzuki e Sharp sono in qualche modo spettatori di tutto quello che avviene, lo siamo anche noi, no? Ogni volta che la vediamo interpretare, insomma, che la vediamo portare avanti questa triste vicenda. E devo dire che lui davvero riconosceva Battlefield come l'opera più suggestiva e più sentita fino a quel momento, perché poi anche Suor Angelica lui la mette tra i suoi, insomma, capolavori. E di sicuro è modernissima, è di una modernità ancora oggi incredibile. Assolutamente. Sì, potrebbe essere scritta nei giorni nostri, che nel senso ha un tema di un'attualità spaventosa per tanti versi. Assolutamente, ma anche la musicalità, la musica che c'è dentro, i passaggi musicali proprio sono modernissimi. Tu la potresti suonare e basta, senza il canto sopra, ed è meravigliosa. Così come potresti recitarla in prosa senza la musica sotto, ed è ugualmente meravigliosa. Quindi è proprio una macchina perfetta, costruita perfettamente, noi non ci stancheremo mai, secondo me, di piangere ogni volta che la guardiamo, che la facciamo. Io, insomma, so che non è apprezzata da tutti, specialmente gli uomini, non sono così pazzi di Butterfly. E invece è un personaggio proprio che io adoro e che non sono stanca mai, è sempre nuovo e ho sempre voglia di farlo, quindi questo qualcosa vuol dire, insomma, se dopo 30 anni ho sempre tanta voglia di farlo. Ma ti dico che anche da parte spettatore Butterfly è uno spettacolo che si vedrebbe sempre perché musicalmente, come dici, proprio perfetta. Tante sono le opere perfette, ma opere che proprio ti prendono emotivamente tutte le volte, rifai questo viaggio con la protagonista, e, cioè, vivi dentro di te una serie di emozioni che ti straziano anche, ti commuovono. Da spettatore è veramente un colpo non indifferente, insomma, come È parte. così, è così. E noi ringraziamo sempre questo genio che ci ha lasciato questi capolavori. Tutti, i capolavori di Puccini per me sono tutti perfetti. Proprio. Mi piacciono tutti, persino Edgar, nonostante le sue carenze qua e là drammaturgiche, però, insomma, il genio già si vedesse da lì. Tutto, Fanciulla del West, Tabarro, insomma. Sono di una grandezza sempre attuale e di una modernità che comunque ce li fa godere. Credo sia un dono grandissimo, no? Riuscire a lasciare qualcosa che anche a distanza di secoli è sempre attuale, può sempre trovare tutti coinvolti e pronti a immedesimarsi in quello che i personaggi vivono. Lui ha veramente avuto questa capacità straordinaria, straordinaria. Sono d'accordo. Quindi, a maggior ragione, dobbiamo tornare a teatro per risentirli con l'orchestra, viverli dal vivo, vederli in Sì. prima scenica, e quindi Sì. dobbiamo tornare a teatro. Insomma, Anche questo perché, è. insomma, crea un'empatia dal vivo, è uno scambio di vibrazioni tra chi canta e chi ascolta, tra chi suona, no? È un dare e ricevere continuamente, uno scambio proprio di energie dal quale non possiamo prescindere. Il teatro va fatto a teatro e dal vivo, anche perché ogni sera è una cosa diversa, è un'emozione diversa, una vibrazione diversa, uno stato d'animo diverso. Quindi non è vero che avendo visto una volta, due volte, tre volte la Butterfly basta, no, tu la puoi vedere 3 milioni di volte, perché tanto avrà interpreti diversi, avrà regie diverse, avrà direttori d'orchestra diversi, e quindi non sarà mai uguale. E lo stesso per protagonista non è mai uguale a se stesso.
perché abbiamo 3.000 componenti noi che facciamo musica dal vivo, no? Quindi magari una volta sei arrabbiato, una volta sei triste, una volta allegro, una volta non stai bene. E ma tutto questo lo porti in quello che fai sulla scena. Per cui non è mai scontato quello che vai ad ascoltare. È sbagliato dire ma no, ma l'ho già vista, basta. No, 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 è sempre un'esperienza altissimo vibrazionale e anche a livello spirituale oserei dire, perché è proprio uno scambio altro. Certo. E quindi mentre farcelo togliere, insomma, io dico, abbiamo nonni, abbiamo tutti parenti, persone in casa che hanno combattuto per la libertà e che sono morti per la libertà. E quindi non possiamo davvero accettare qualsiasi cosa e farci privare di qualsiasi espressione o di qualsiasi forma di vita, perché mi sembra davvero che si sia innescata una non lo so, una psicologia della paura, no? Questo vivere costantemente nella paura non porta a niente, perché la paura è l'opposto dell'amore, non è l'odio l'opposto dell'amore, è la paura. Quindi vivere nella paura è vivere senza amore e noi esseri umani non possiamo vivere senza amore. Non possiamo proprio. E quindi riportare l'amore, l'amore del teatro, l'amore della cultura, l'amore tra le persone, l'amore dei bambini che in questo momento sono privati di tutto e invece hanno bisogno più che mai di amore, di socialità, di partecipazione. I bambini devono essere portati non solo a teatro, ma anche al cinema, ma anche a giocare tra di loro. Insomma, no, non possiamo soccombere alla paura. Io poi personalmente di indole ho affrontato anche malattie molto serie, delle quali magari mi sono spaventata inizialmente, ma poi ho combattuto, ho reagito con grande positività. Non ci si può far abbattere in eterno, perché vuol dire autodistruggersi e non possiamo, insomma, estinguerci per paura. Dobbiamo davvero reagire con grande forza e determinazione. Verissimo, verissimo. Sono E lasciamo preoccupata questo. di quello che sta succedendo, sono veramente preoccupata di quello che vedo intorno. Non vedo una voglia di combattere, di reagire. Vedo persone spaventate e basta. Ma insomma, non è il giusto stato d'animo per come la vedo io. È vero. Questo è un messaggio perfetto per siglare non solo un personaggio altrettanto forte caratterialmente, appunto come Butterfly, ma anche appunto per siglare una giornata così importante come quella dedicata ovviamente a tutte le donne. Quindi questo Certo. penso che sia proprio la summa di tutta questa nostra chiacchierata, sia proprio lasciarci con questo messaggio molto forte, ma assolutamente molto penetrante. E noi ti ringraziamo perché la tua partecipazione ovviamente è molto apprezzata. Anche ho visto una serie di messaggi da parte di tutti i nostri amici collegati, a parte i cantanti, e naturalmente anche perché sicuramente hai portato un personaggio molto forte e significativo come il personaggio di Butterfly. Quindi, senz'altro, questo è stato un contributo veramente, veramente importantissimo. Mi ha fatto molto Adesso piacere davvero. abbiamo. È stato un enorme piacere anche per noi. Vedo che la connessione fa un po'. No, adesso ti abbiamo ripreso. Adesso ce l'abbiamo fatta. Amarini, noi Salutiamo. ti ringraziamo veramente tanto. Speriamo davvero di ritornare a poterci incontrare dal vivo a teatro, perché dobbiamo tornarci, lo siamo detti, e dobbiamo assolutamente rivederci. Speriamo. Sì. Tutti a Grazie. teatro. Tutti a teatro. Un Grazie. abbraccio a tutti e grazie, grazie di aver ascoltato e Grazie. grazie di avermi invitato. Grazie. Grazie. Grazie a te. Buonanotte, Marilyn. Grazie. Grazie Buonanotte. ancora. Allora, amici, abbiamo appunto avuto con noi Amarilli che ci ha parlato di Butterfly. E, è stata appunto una chiacchierata molto emozionante, molto significativa. Vorrei appunto lasciarvi con una frase di Coco Chanel che diceva: La libertà non passa mai di moda, e penso sia
la degna conclusione di questa chiacchierata così emozionante che abbiamo potuto fare con questa granditissima nostra ospite. Vi ricordo che l'intervista rimane sul nostro account Instagram, la troverete anche sul nostro account Facebook e da domani nel nostro canale YouTube. Per trovare il canale YouTube dovete digitare nella stringa di ricerca Opera Libera, tutto attaccato e senza spazi. Ringraziamo ovviamente gli amici di Vintage Bric-a-Brac per la loro ospitalità e per la dovizia negli allestimenti scenici. Mi raccomando, seguiteli sulle loro pagine social, quindi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram, per rimanere aggiornati su tutte le loro novità, su tutte le loro offerte. Seguite anche il nostro sito operalibera.net e da domani partecipate con noi a tutti i quiz che vi guideranno alla scoperta del personaggio e naturalmente della vocalità della quale andremo a parlare la prossima settimana. Io vi do quindi appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Opera Libera presenta Pillole di. Buonanotte a tutti. Ciao!